Allora, benvenuti tutti a Locus e Basta. Stasera siamo con Satanic. Questo è l'album delle Figu. Gli album delle Figu che sono ormai un must. Questo è l'album delle Figu, la mitica Satanic. Sempre Bernie Banister che ovviamente imperversa. Album Figu non troppo. Sono 232 Figu. Siamo al numero 18. Qualcuno ce l'ho, ovviamente. Questo non è particolarmente difficile da riempire se compri tutti i numeri è facile, non c'è doppioni come quelli che ci facevano impazzire quando eravamo giovani e inesperti delle figurine Panini e ora c'è il campionato del Qatar che io neanche seguo e di cui mi importa o ne merita cippa, scusate i calciofili, ma campionato del Qatar in Qatar non c'è manco l'Italia, ma che me frega a me, cioè. Poi so. Il cammello allo stadio va bene, non lo so se il cammello va allo stadio. Invece io leggo Satanic, non Satanic. Siamo al numero 8. Sì, lo so, è uscito il 18, però l'8 c'è. L'8 c'è, quindi l'8, però non proprio il 18, ma l'8. Quando sarà il 28, io sarò il 18. Sì, sono indietro, ma sapete che, insomma, come ripeto spesso, non è proprio questo il mio lavoro. Ogni tanto quando scorri YouTube, no, ci sono i mega ricconi di Dubai, no, che ti arrivano questi short, no, che dicono io sono mega riccone a Dubai e ti faccio e dico beh, se mega riccone si possa sempre no, io non sono a Dubai, sono a Fiorentai sull'Arnai a Firenze sull'Arno, quindi non proprio Dubai, ma no, so, Firenze c'ha il suo perché e quindi non sono proprio in una mega villa di Dubai, no, non proprio, e sono con Satanic, e neanche originale, ma una ristampa del 2022 a colori, ma tutta sta. Io sul colore ci ho speso numerate e numerate di recensioni, questi colori dati così con la pennellessa virtuale, vabbè. Che gli vogliamo dire il colore su Satanic, la stessa cosa avremmo dovuto dire sul colore su Criminal, la stessa cosa avremmo dovuto dire sul colore su Alan Ford. Alla Gazzetta dello Sport c'hanno sta fissa del colore e chi è che fa sti colori? Macadamia Colors, vabbè, Macadamia Colors si è specializzata in. Va bene, questi erano fumetti nati in bianco e nero, secondo me in bianco e nero dovevano rimanere, ma questo ormai abbiamo approfondito questo argomento fino allo sfinimento. E non ci tornerebbe oltre. No, dicevo che non ci guadagno nulla da questi video, quindi sono indietro. È che domani, per esempio, dalle 8 alle 6 di sera sono al lavoro, quindi magari mi compro un fumetto, me lo leggo nella pausa pranzo. Ma insomma, scusate, ho questa faccia da criceto disperato. Dicevo appunto che ieri non credo una pensione. Secondo me a un certo punto ci disintegrano. Veniamo messi in una macchina per disintegrazione e infatti secondo me l'unica via d'uscita è scappare finché si è in tempo prendere come corto maltese e scappare, questa è la mia idea della pensione. A un certo punto dove è andato Bruce Bowen, non si è più visto, e in realtà sta veleggiando nei mari del sud in cerca di bocca dorata, gentiluomini di ventura, eccetera, eccetera. Questa è l'unica, secondo me, via di salvezza da neanche diventare ricco. Non voglio neanche diventare ricco a Dubai. Ci sono quelli che fanno i video da Dubai che sono ricchi. Se siamo andati a Dubai, siamo ricchi. Vabbè, ma io non voglio neanche quello. Voglio proprio come corto maltese. Vabbè, sogni di gioventù che non tornano, però prima o poi, guarda, quasi quasi, perché a Firenze c'è il mare dove ti imbarchi, sull'Arno e dove arrivi poco lontano, nel senso, col canotto, insomma, vabbè. Ma parliamo di Satanic, dopo questo delirio, dicevo che ho fatto tutto il suo discorso per dire che non pagandomi, quindi dovete avere un po' di pazienza, parlo di quel che posso, quando posso, se non posso, non posso. Perché non posso, perché non è un lavoro, quindi a me che un video veda. Lo vedino 10.000 persone, lo vedino 2, il risultato nel mio portafoglio è esattamente zero, quindi. E quindi niente. Oh, qui siamo numero 8 del 29, una parola, chissà, perché non ero nato ancora, quindi non mi ricordo bene. 29 aprile del 65, dove stavo per nascere, mancavo 3 anni, quindi non mi ricordo proprio bene cosa è accaduto nel 65, perché sono
che faceva il 65 e dove era il 65? Ma se ci pensate, sembra una domanda cretina, però se ci pensate bene, dov'eri 2 anni prima di nascere? Dov'eri? Cioè, dove eravamo? Dove ero io nel 65? Dice, non esistevi, ma ex nihilo nihil fit, dicevano i greci, dal nulla non nasce nulla. Ma questa sarebbe filosofia. E quindi uscì nel 65 e mi dice Max Magnus, che ormai è morto da tanto tempo, nel 96, Max Bunker è ancora in vetta, e belli questi disegni di Magnus, faccio vedere che sono spettacolari. I cattivi cominciano a essere molti di questi. Allora, questo fumetto è ambientato in Argentina, perché Merni Bannister, dopo il fumetto precedente, ora ovviamente per ora non ha saltato, ora cominceranno a saltare perché Magnus non è che li poteva fare tutti, non li ha fatti tutti, 231 ha fatto solo una settantina di sataniche, che sono già tanti, però è ovvio che qui a un certo punto cominceremo a saltare come tra paglia in frasche. Ripeto questa cosa che secondo me andrebbe fatta una ristampa completa per collezionisti di tutto satanico, cioè in numeri non questo formato ciufologo, ma un formato anastatico, li ristamperei tutti. Questa per me sarebbe un'ottima idea, tutti, ma tutti, non solo quelli di Magnus, ma tutti. Così uno avrebbe la collezione completa. Secondo me questa sarebbe un'idea geniale, ma sicuramente essendo geniale non la farabbino, non la farabbino, e il verbo farabbare, che è aumentato ora su per giù, e così domani mi licenziano e non sto per 8-10 ore a scuola e mi imbarco su un cargo battente bandiera liberiana, mitico film di Verdone. E invece qui Satani, che era su un non era su un carro, era su una nave da crociera, sbarcata in Argentina. Argentina è per 40% popolazione d'origine italiana, e molti di questi muratori, infatti, hanno un aspetto italiano. Anche il cattivone di turno, Sanniti, è d'origine italiana. Satanic si compra un club molto bello, disegni di Magnus, scusate, faccio vedere, ma. Vabbè, satanica è sempre, diciamo che è una donna disinibita, e se si chiama satanica, ragazzi, si chiama mica Suor Frescobalda, insomma, se si chiama satanica ci sarà un perché. No, guardate questi disegni di Magnus, molto belli, grande Magnus. No, ho letto da qualche parte sul web, no, qualcuno aveva scritto che la fortuna di Max Bunker è di trovare Magnus. Sì, certamente è vero, nel senso, questi criminal disegnati da Magnus sono tutta un'altra cosa. Guardate il cattivo qui, però sono storie valide, nel senso che era una coppia come Stanley e Olio, insomma. Un po' difficile, c'è chi preferisce dire Stan Loma Olio, ci sta Oliver Hardy, no, sono tutte insieme che facevano scintille. Naturalmente Magnus ha lavorato anche dopo Max Bunker, Max Bunker dopo Magnus, però insieme hanno fatto cose strepitose. Questo numero, Merlin Bannister, diciamo, è un po' in vacanza, qui è il vero volto. Guardate anche comunque come Magnus, perché questo è il vero volto di Benny Bannister. In realtà la Bellona è solo un'illusione che uccide tutta Randa, perché si è immessa in una storia un po' alla Corto Maltese, uno scontro tra gang rivali a Buenos Aires, e lei ovviamente, vabbè, alla fine c'è una morale, se non vi spoglio, nel senso che Max Bunker poi alla fine fa sempre una sorta di morale dove tutti, è un classico dei film hollywoodiani, no? Tutti cercano il malloppo e poi il malloppo va a finire in un fumo. Qui faccio un po' di spoiler, nessuno se lo becca. $1 milione, chi l'ha mai visto? $1 milione. Nei fumetti l'ho visto $1 milione di più, o nei film, ma dal vivo credo di non aver mai visto $1 milione, ma neanche 100.000, ma neanche 10.000, forse 10 l'ho visto di dollari tutti veri, ma so, più di là non sono andato. È una storia dove satanica è sempre satanica, insomma, non ha grandi storie. Sì, questo verdastro si poteva evitare, vabbè. Sempre molto sexy. È un fumetto sexy e castigato. Guardate qui Magnus come disegna.
Magnus aveva solo il punto debole, che era le automobili. Le automobili disegnate da Magnus facevano veramente schifo, per rispetto all'anima sua, però faceva veramente. Cioè, diciamo che Magnus, di solito c'era la donne e motori, lui solo donne perché i motori proprio non gli venivano bene, anche questo accartocciamento, insomma, un po' così. Ma siamo negli anni 60, la gente era di bocca più buona e quindi. Però sono un grande fumetto, questa è la copertina originale di Corteggi. Corteggi, qui non hanno ristampato, boh, non so come andrà a finire, perché in Criminal ogni tanto ristampavano a fine numero le copertine originali. Qui siamo al, questo è l'8, ma è il 18, ma per ora non sembra che ne abbiano intenzione, forse negli ultimi numeri. Parlo in corsivo, no? Non so se è corsivo o stanchese. Comunque, bel numero, Satanic sempre in forma. Fa uno spicinio di morti che insomma ammazza tutti, 12 muratori, ammazza tutti i sindacati. Immagino 65 sindacati siano scesi sul piede di guerra, sono sataniche, gli ha ammazzato una decina di muratori, che ha costruito tutta la villa e poi li ha ammazzati tutti. Qui rimanda ovviamente alla tomba di Tutankhamen, alle tombe degli faraoni che venivano costruite e poi venivano ammazzati gli operai, per non rivelare il segreto. Bel numero. Non un po' di disegni Magnus, classico numero di Satanic, efferata criminale, inseguimento del malloppo, che è un classico di Hollywood degli anni 60, cioè varie persone che inseguono lo stesso malloppo. E in realtà il numero di 9 io ce l'ho fino al 18, ma sono rimasto veramente indietro, quindi sono indietro con tutti, anche col lavoro, quindi no, perché ci caricano una barca di roba che secondo me non dovrebbe neanche, ma qui entriamo in un altro discorso che prima o poi faremo, o domani non so se riuscirò a fare un video, perché so, forse sì, forse no, se ce la farebbe. Comunque mi faceva piacere parlare di Satanic, che è sempre tanta roba. Certo, ristampa la statica, no, perché se no ci viziano troppo, peccato. Una bella ristampina la statica ci starebbe tutta, secondo me. Satanic, copertini, corteggi, insomma. E va bene, ce la becchiamo così, meglio niente. Chi si contenta gode, e chi non si contenta gode forse uguale, ma non lo so, questo dipende, ma bisogna chiedere cortesia. Le domande non sono mai indiscrete, le risposte a volte. Frase di Oscar Wilde che Sergio Leone infilò di patta per un pugno di dollari o qualcosa di simile. Va bene, con questo passo e chiudo e vi auguro la buonanotte, buonanotte, perché il fumetto è ambientato in Argentina, quindi do sfogo dal mio poliglottismo, polilinguismo. Buonanotte. L'ho imparato sul Tex, buonanotte, hasta la vista gringo e queste cose qui. Leggendo Tex si imparavano anche le lingue, insomma, facevo dei corsi, anche Mister No, perché l'ha ambientato, no, Mister No è in Brasile, quindi leggendo Tex, Mister No, noi abbiamo imparato molte lingue, nel senso, con Satanic niente, perché era tutto in italiano. Tra l'altro a volte c'è delle espressioni abbastanza orbite da anni 60 che oggi Marcel Sannita all'irruenza all'irruenza, oggi qui non fumetto direbbe irruenza, no, perché Max Bruch comunque uomo di lettere, non è uomo che insomma ha fatto i suoi studi e li ha fatti anche bene, aveceli di più di Max Bruch nel mondo anche moderno. Ripeto agli zagoriani di stare tranquilli, perché non deciderò io le sorti di Zago, quindi quel video che ho fatto su Zago, stiamo tranquilli e sereni, non avrà nessun influsso sui destini di Zago, ma manco per niente. L'unico influsso che ci può avere, che posso, sono i lettori che possono avere sul destino degli eroi. Finché ci sarà qualcuno che leggerà Zago uscirà in edicola, quando non ci sarà più nessuno smetterà, e come tutte le cose del mondo finiscono, ragazzi. È finito l'impero romano, poi alla fine anche Zago, tra 1000 anni, diciamo, Zago dura di più dell'impero romano, mettiamoci, non è che voglio dire, ma questo vedetela un po' come vi pare, e con questo veramente passo e chiudo.